Io sono Alice Brigali e lavoro nell'area progettazione di Che Fare, che non so se conoscete, è un'agenzia progettazione culturale, insomma, con sede a Milano, lavoriamo un po' in tutta Italia, soprattutto nel nord, e portiamo avanti progetti di innovazione sociale e a sfondo sempre culturale che promuovono l'interazione tra un pubblico giovane e noi, quindi il fatto che i giovani si mettano sempre in primo piano, al primo posto nella realizzazione della nostra progetti. Questo è uno di questi esempi. Un progetto si chiama Link ed è un progetto di Città Metropolitana di Milano che ci ha affidato questo incarico insieme anche a Codice Ricerca Intervento, che è una cooperativa di ricerca sociale sempre basata a Milano. E insieme alla rete di operatrici e operatori del progetto Deriva Prodi abbiamo cercato di costruire insieme un percorso che raccontasse a un pubblico giovane di non addetti ai lavori come si può imparare a scrivere di cose difficili. Abbiamo deciso quindi di farlo attraverso la messa a punto di un laboratorio di giornalismo che per entrambe le edizioni è stato guidato dal ricercatore e giornalista Giuliano Battistone. E quest'anno il laboratorio è stato rivolto a 15, se non mi sbaglio, 15 ragazze tra i 16 e i 25 anni e il punto focale di quest'anno, attorno a cui è girata la nostra indagine, attorno a cui abbiamo scritto questa rivista, è il grande sfruttamento lavorativo, che è stato un punto centrale perché è ancora in via di definizione. Quello che credo sia rilevante e importante è proprio la questione della messa in primo piano della generazione più giovane, come prime autrici, prime autori, in un tipo di lavoro di traduzione appunto per i non addetti ai lavori. Quindi abbiamo cercato di realizzare una traduzione di più grande sono abbiamo cercato di tradurre il lavoro che tutti i giorni fanno le operatrici dei Prodi, cercando, perché diciamo che questo era l'obiettivo di Città Metropolitana, cioè voleva che venisse messo un po', venisse scoperto un pochino tutto il lavoro che fanno loro insieme appunto al lavoro che fanno su strada, sul campo, di emersione di diversi tipi di sfruttamento e quindi abbiamo cercato di fare una traduzione dalle operatrici verso i ragazzi, verso di noi, verso chi lavora nel settore, ma chi non lavora in realtà con loro. Abbiamo cercato di fare una traduzione anche estetica, infatti questi due prodotti editoriali sono stati fatti in collaborazione con Parco Studio, che è uno studio di design e grafica sempre di Milano, che ci ha aiutato a realizzare un prodotto editoriale che fosse anche esteticamente accattivante e che arrivasse in modo immediato, proprio per dare rilevanza ai temi sociali di cui trattiamo. E poi c'è stata la traduzione anche delle parole che le relatrici hanno ascoltato attraverso le interviste e le reportage in un linguaggio giornalistico che avesse un senso e che fosse coerente anche con il registro che stavamo usando. Quindi questo è il lavoro che facciamo, non voglio togliere troppo, diciamo, troppa attenzione e quindi adesso, insomma, noi poi è importante che cioè, noi facciamo un po' appunto da link e da anello di congiunzione con le cooperative e con le altre associazioni che lavorano poi davvero con lo sfruttamento, così per portare un pubblico più esteso di persone. Apprezzo l'aggancio perché